Nel suo ristorante del cuore e per il ristoratore il titolo di miglior ristorante Little Big Italy della propria città e una fornitura di pentole Ballarini. San Diego è la città del clima perfetto e tantissimi turisti la scelgono come meta delle vacanze. La sua lunga costa bagnata dal Pacifico la rende la patria di chi ama il surf e le barche a vela. Dicono che sia la città più bella degli Stati Uniti, e non solo per le sue spiagge. Ci sono anche le case vittoriane della Old City, il cuore della città, dove tutto è iniziato. È una città di confine, a un passo dal Messico, e la cultura americana si mischia con quella latina, dando vita a un ritmo cittadino fatto di relax e animo vacanziero. Francesco Panella, però, non è qui per godersi un po' di riposo, ma è in cerca di un buon ristorante italiano. Mare, sole, spiaggia, surf. Che bello, a San Diego si sta veramente bene. Gli italiani che hanno scelto di vivere qui li capisco e come. Se riuscissi a trovare un buon piatto di carbonara, forse ci vivrei anch'io. Camminando in una stradina della Little Italy di San Diego, Francesco nota un'insegna, Mona Lisa. Io mi aspetto di mangiare una cucina italiana tradizionale e classica. Me lo ha promesso Mona Lisa, Mona Lisa in persona. Ed io mi fido di lei. Grazie. How are you? Good. What's your name? Noah. Un piatto di pasta. Right. Semplice. Grazie, Noah. Io mi aspetto un piatto italiano. Vero? This is our piatto di pasta, angel hair with salsa Alfredo. Salsa? Alfredo. Grazie, Noah. Yeah. Grazie. Alfredo mi perseguita. Qualcuno dovrà pur provarla e questo sono io. Ci hanno messo aglio, burro, prezzemolo, una roba veramente immangiabile, improponibile. Voglio sapere come fai te, che sei tutti i giorni qua e dici mai niente. No, ma che te ridi? Ridi. Questo non è un piatto italiano. Io per Little Big Italy voglio di più, molto di più. Non ci siamo, io comincio a vedere tutto grigio, eppure a San Diego c'è sempre il sole. Non posso che affidarmi a tre italiani che vivono qui, mi porteranno nel loro ristorante del cuore. Alessandra di Portici ha 42 anni ed energia da vendere. Da quando è arrivata qui è diventata mamma, nonna ed insegnante di fitness. E chi la ferma più? Io sono energia stato puro, cioè mi devo muovere, devo ballare, devo cantare. Guarda, anche le mani non stanno mai ferme. Io vivo qui a San Diego da circa 10 anni. È un paradiso. Ci sono i surfisti. C'è gente palestrata che cammina senza maglietta. Ragazzi, bastate che vi sedete e ammirate il panorama. Io sono di Portici, quindi la cosa che mi manca di più è la mozzarella di bufala e la pizza napoletana. Quando ho nostalgia di casa, io vado a Mamma Mia! A Mamma Mia c'è Cinzia, che è una amazzone, veramente, è una donna fortissima. Io sono una guerriera e in cucina si fa come dico io. 20 anni fa Manuela ha realizzato il suo sogno di bambina, vivere in America. San Diego l'ha accolta, ma Parma ha perso la sua miss. Sono stata eletta Miss Parma nel 1986. Sono stata eliminata prima della serata televisiva, figuracci. Io vengo da una famiglia di ristoratori, quindi sarà un po' difficile riuscire ad accontentarmi. Quando voglio sentirmi a casa, io vado da Alex a Gourmet Italia. Lui è una forza della natura, è incredibile. E poi ha tutti questi ingredienti freschissimi che prende dai suoi acri. Io amo le sfide e mi piace vincere.
ogni giorno. Chiara è una musicista poliedrica e stravagante. Ha girato il mondo seguendo il suono della sua arpa, ma sempre con l'Italia nel cuore. L'arpa mi ha portata in giro per il mondo, in Europa, poi in India, in Thailandia e ora sono qua a San Diego, California. Mi piace improvvisare, mi piace suonare cose moderne, rock and roll, inusuali, le richieste musicali, come fossi un jukebox. Ho girato il mondo, sono stata ovunque, ho conosciuto tanti popoli, ma io mi sento italiana, dentro e fuori. Quando voglio sentirmi a casa vado da Piazza 1909. I proprietari, Roberto e Stefano, sono caldi, simpatici, divertenti, cucinano benissimo, è veramente come il mangiare della mamma a casa. Qui non scendiamo a compromessi. Noi siamo proud di essere italiani. Tre italiani, tre ristoranti. Chi vincerà il titolo di miglior ristorante Little Big Italy di San Diego? Francesco e le tre italiane di San Diego si sono date appuntamento a Pacific Beach. Che belle ragazze che siete! Tante, sentiamo San Diego. Siete le Charles Angel. Cioè, ci manca solo il ventilatore, camminiamo. E... Allora facciamo una cosa, io sono Charlie. Benissimo! Perfetto! Andiamo Francesco, la missione comincia. Ragazze, prima di iniziare dobbiamo fare un test di italianità. Ciao, ragazzi, me ne vado. Non te muovi, stai qua con me, stai qua con me. Francesco, senti, ma evitiamolo questo test di italianità, cioè... Manuela, per quest'anno non cambiare. Stessa spiaggia? Stesso mare. Stesso mare. Per quest'anno non cambiare. Stessa spiaggia, stesso mare. Però non la so più. Vabbè, ok, non la sa. Per poterti... Rivedere a pezzi, la famo qua. Dai, su, ragazzi. Vabbè, Manuela, ti faccio tornare in Emilia. Ok. Da quale paese viene il culatello? Zibello. Bravissima! La sapevo anch'io, però non è giusto. Ma tutte le sue risposte le sapevo io. Cioè, non è stato per niente giusto. No. Manuela comunque brava, eh. Passiamo adesso. Chiara, tocca a te. Okay. A quanti anni hai iniziato il conservatorio? 9 anni. Conoscerai Achille Lauro. Chi è Achille Lauro? È stato anche a Sanremo. Cosa ha cantato, dai? Achille Lauro. Ma tu non conosci veramente Rolls Royce. Guarda, non sono aggiornata. Achille Lauro per me è la nave. Allora andiamo sul classico. Chi è il presidente della Repubblica Italiana? Più facile di così. Ovviamente. Compro una vocale. Non mi dire che non lo sai. Ma? Mattarella. Brava, Mattarella. Ci ho messo un po', però poi alla fine mi sono ricordata, per fortuna. Alessandra, tocca a te. Io mi scuso in anticipo. Tu cucini? Sì. Ok. Coniugami il passato remoto del verbo cuocere. Io? Cuocerei. Ti do una mano, ok? Ma che figura. No, comunque. ti do una mano. Dammene due e due, dai. Io cossi, tu? Cuocesti. Brava. Egli? Cuocesti. Cossi, egli. Vabbè. Vabbè, ragazzi, facciamo una cosa. Ragazzi, andiamo a mangiare, che mi sa che è meglio, ok? Alessandra, iniziamo con te, dai. Certamente. Dove ci porti? Allora, io vi posto a Mamma Mia. Cioè, già il nome te lo dice, Mamma Mia, che buono. Vediamo, dai. Andiamo. Let's go, ragazzi, Cari angeli, la vostra prima missione è quasi fallita. Andiamo a mangiare. Dai. Andiamoci a rifare, guarda, dai. Cara Alessandra, eccoci qua, raccontami il tuo quartiere, come si chiama questa zona? Allora, questa è Pacific Beach, come puoi vedere questa è una zona di mare, quindi attrae turisti e soprattutto i surfisti. Pare che sta un po' in tangenziale, Qui non siamo al mare, Alessandra, cioè c'è un traffico della Madonna. Sei pronto? Eccoci qua. Ah. Mamma mia. Mamma mia. Tutto sembra tranne che un ristorante, no? Se passassi vicino, diciamo, non lo riconoscerei mai. Sembra una casa più che un ristorante.
guardarlo così, sì, è un po' così, ma comunque così, non bisogna giudicare il libro dalla copertina, cioè, Sì, ma anche questo traffico, cioè se parcheggi dall'altra parte ti tirano sotto. Ma è una zona turistica, ecco perché Manuela vuole vincere, quindi veramente sta sperando a zero. Ciao! Hola. Ciao ragazzi, benvenuti! Ciao Cinzia! Ciao cara! Ciao Cinzia, come stai? Francesco? Cinzia, piacere! Come va? Tutto bene, non vedevo l'ora di vederti. Ciao bella! Conosco Cinzia, è una tipa tosta. Andiamo a vedere? Andiamo! Dopo di voi! Beh, io ho già fame. Entrati nel ristorante, mentre Francesco conosce meglio Cinzia, i suoi tre angeli tirano fuori il loro lato diabolico. Io mi chiedo, darci una stiratina anche, un po' così. Poi mi sembra anche che queste siano al contrario, cioè non so da dove cominciare. Voglio proprio vedere se a casa di Manuela le sue tovaglie sono stirate. Fermi tutti, si mangia e si beve, perfetto, wow, yes, questo mi piace. Prima che ci scanniamo. Ah, ottimo, grazie. I camerieri non male, ecco. Presentano bene già. Se le ragazze si rifanno gli occhi e il palato, Francesco si lascia conquistare dalla storia di Cinzia. Voglio sapere tutto di te, raccontami dai tuoi inizi. Allora, dall'Italia. Io sono di Milano, diciamo che tutta la mia giovinezza l'ho passata nel mondo dell'atletica, quindi molto straight, sacrifici, niente party, niente. Tu sognavi di venire in America o ti è capitato? No. Io non ho mai voluto venire in America, c'era la mia migliore amica che era qua, ho deciso, ma sì, forse è meglio che vado a farmi 2 o 3 mesi e non sono più tornata. Quanti anni avevi? Avevo 28 anni. Quando sono arrivata qua, diciamo che sono stata molto concentrata a sopravvivere. Io se ti dico come ho comprato il ristorante non ci credi. E dimmelo. C'era sto matto che si era messo in società con un altro, non andavano d'accordo e lo vendevano a 2 lire. Ho venduto tutto quello che avevo e gli ho detto, ok, entro in società con metà soldi. Dopo meno di un mese non lo sopportavo più. Gli ho detto, bello mio, se non te ne vai tu, me ne vado io e te ne vai fuori adesso e ti pago in 6 mesi. E c'è un bel caratterino, ma sa, Solo qua in America si possono fare queste cose. Ti senti soddisfatta ora? Ma sì, soddisfatta sono soddisfatta, non posso dire niente. C'ho il mio ristorante, c'ho la mia vita e c'ho 2 figlie meravigliose americane, nate e cresciute qua. Le mando in Italia e tutto, ma come sono americane. Dove sono le tue figlie? Fiammetta, lavorano qua? Greta, venite qua. Questa è la Greta. Ciao, come stai? Tutto bene? E questa è la Fiamma, la più Ciao, grande. Ciao, come stai? Fiamma e Greta. Sì. Ragazze, com'è la mamma al lavoro? Bravissima. Qual è la cosa che proprio ti piace di più? La pasta con il trufolo. La pasta con il trufolo? Il trafo, ha fatto un misto tra italiano e americano. La pasta con il trufolo, è con il tartufo. Tartufo si dice in italiano. Con il trufo. Bello il trufolo. Senti, ma cucini solo te? Sì. Nella vita già ti vedo che sei una grande. Adesso vediamo in cucina, dai. È arrivato il momento di mettersi ai fornelli. E Cinzia non vede l'ora di dimostrare di che pasta è fatta. Sandra, Chiara, Manuela. Ciao. Stiamo a campana perché la vedo pure bella, energica, quindi insomma siamo attenti. C'è il papà di Matteo che è in differita, che ci aspetta dall'Italia, che è un grande chef romano, quindi siamo in una botte di ferro. Questi sono i menù. Grazie. Grazie. In ogni ristorante vengono ordinati 3 piatti. La scelta di Alessandra, il piatto forte dello chef e la voglia fuori menù di Francesco. Allora, bruschetta Roma col mascarpone e prosciutto. Gamberetti Colosseo. Tutti i nomi romani inventati. Pollo Totti. C'è il pollo Totti qua, hanno fatto. Cinzia! Ci sono tanti riferimenti a Roma qua. Com'è questo amore per Roma? Cambio il menù ogni anno, ogni 2. Questa volta era Roma. Vuoi venire qua? Arrivo. L'ha modificato ad hoc perché Francesco è di Roma? Allora, ordiniamo. Cominciamo da Alessandra con il tuo piatto, la scelta. Allora, la mia scelta è gnocchi Caroline. Caroline? Caroline, ok. Con che li fai i gnocchi Caroline? Con la marinara, con un touch di crema e li finisco con un touch di mascarpone. Non parla. Francesco è pietrificato, chissà se respira. Un touch. Manco lo vedi.
sono un po' titubante. Ora è il tuo turno, il tuo piatto forte. È la mia aragosta e oggi la facciamo con gli spaghetti fatti in casa. Sono convinta che Cinzia farà un ottimo lavoro. La mia voglia. Allora facciamo i crostini di fegatini toscani. Sto pensando al fegato. Riesci a contentarmi? Ci proviamo, ci proviamo. Vado a cucinare, ragazzi. Grazie. Bene, grazie. Oddio, mi sento male. Ok, Matteo, riunione. Chiama tuo padre. Cinzia chiede subito l'aiuto da casa. Crostini di fegato toscani. Ok, got it. Ce l'ho. Dopo essersi tranquillizzata sulla voglia di Francesco, Cinzia può concentrarsi sulla scelta di Alessandra. Gli gnocchi Caroline. A cosa stai pensando? No, a mascarpone sui gnocchi pensavo. Francesco, secondo me ha fobia delle creme panna. Si ricrederà su tutte le creme americane. Ready, smile and go. Il primo piatto è finalmente pronto per arrivare dritto al palato di Francesco e dei suoi angeli. Guarda qua. Possiamo provare i gnocchi Caroline. Sono piaciuti, già lo vedo. Chiara, che ne pensi? Che mi dici? Dalla descrizione mi immaginavo un sapore più forte, più pesante dei formaggi, però devo dire tutto sommato relativamente delicati. Manuela. Mi fidavo di te. Ma come, Manu? Non lo so, non mi convincono veramente tanto. Cinzia, grazie. Ok. Allora, dunque, Manuela. Che passa? Il gusto secondo me è un gusto acquisito, nel senso che non è che non mi piace, però... Cosa vuol dire acquisito? Che non è il mio gusto. Ok. Next. Cinzia, devo essere sincera, mette un po' di paura, eh. I formaggi, come hai detto tu, un tocco, devo dire la verità, era un tocco. Particolari, però tutto sommato delicati. È una tua interpretazione. I gnocchi, secondo me, devono essere preparati in maniera un po' più tradizionale, perché inserirci tanti ingredienti, secondo me, non valorizza il piatto, ok? Sì. Posso fare una domanda adesso prima che vai via? Sì. Ma chi è sta Caroline? Chi è sta Caroline? Eh sì. Il mostro del film, non te lo ricordi? Ah, ecco perché! È tutto chiaro! Ma c'era, ci doveva stare una cosa, oh! Non è vero! Sei una cosa mostruosa! Madonna! Madonna. Ha detto lei, mica ho detto io, eh! Madonna. Alessandra, tu hai scelto un piatto proprio... mostruoso! Oh. L'ha detto la chef. Il nome è perfetto per i gnocchi. Caroline, il mostro. Il mostro Caroline ha fatto una strage a tavola. Le combinazioni vanno sperimentate, non si può sempre fare le stesse cose trite e ritrite, raga. Io sono avanti. Cinzia va avanti per la sua strada, dritta verso il suo piatto forte. Non voglio sentir volare una mosca su questi spaghetti. Raccontaci la ricetta, per cortesia. Niente, l'aragosta qua è molto buona. L'hai preparata in casa, è fatta con l'uovo? Sì, o... questa è una pasta che ho fatto io in casa con l'uovo. Ok. Io vado in cucina. Va bene, proviamo la pasta con l'aragosta. Oh, questa la mangia. Sì, credo che gli piace. Chiara. Un po' troppo al dente. È un filino troppo salati. Cinzia è sempre lì che ci guarda dalla finestra con l'occhio perforante. A me è piaciuto tutto sommato, l'unica cosa è che non sono abituata a mangiare è la pasta fatta in casa col pesce. Secondo me Cinzia si trova più a suo agio con pochi elementi, alla fine una pasta che ha cotto molto bene mi ha soddisfatto abbastanza. Cinzia! Ci sta tenendo d'occhio. Sì. Con questa posa e con questo sguardo che ti attraversa e l'ho trovato un po' salato, ma è il mio gusto. Sono un po' intimorita da Cinzia. Occhio ragazzi che la Cinzia ve le dà. La pasta mi è piaciuta, la ragosta è cotta benissimo. Buon piatto. Per quello che mi riguarda, l'esperimento questa volta è riuscito. Che mo? Abbasso Caroline e viva la ragosta. Grazie. Ragazzi, meno male la ragosta gli è piaciuta. Cinzia sta recuperando terreno e la voglia di Francesco sarà decisiva. Buono. I crostini di fegatini toscani stanno per arrivare in tavola. Vediamo la voglia di Francesco. Eccoci.
Senti, ma tutti quelli che lavorano qua, tutti in palestra vanno? Li costringe ad andare in palestra? Certo, vuoi vedere le apps? No, io no, io non ci terrei molto. Ti chiedo ai miei angeli. Angeli, volete vedere gli apps? Certamente. Direi di sì. Certamente. Perdonami, io mi giro. Vai. Bravissimo! Thank you very much. You're gonna give a big tip after. Grande mancia dopo, ragazzi. Spaghetti alla ragosta non mi hanno convinta appieno, però gli addominali di Josh, deliziosi. Raccontici come hai preparato i crostini. Pane fatto in casa oggi, fegato, un po' di carne trita, la cipolla, basta. Grazie ancora. Proviamo il piatto. Manuela. Non sono una grandissima amante del fegato, però i gusti sono buoni, a me piace. Chiara. Mi è piaciuto molto il sapore della cipolla, del fegato, mi è piaciuto. Il piatto era molto equilibrato e mi piace anche la consistenza della salsa, perché è un po' più rustica, un po' più casareccia, e quindi diciamo che ha centrato abbastanza il piatto. Questi fegatini sono piaciuti a tutti, ma che bello, dai. Abbiamo terminato di provare i nostri piatti, ora procediamo alla votazione. Non vengo per gli assaggini, vengo qua per mangiare. No. Non voglio sentire una lamentela. Spaghettoni e polpette. Italia gol! Francesco Panella è a San Diego e qui ha conosciuto tre italiane spumeggianti che lo porteranno nei loro ristoranti preferiti. A dare inizio alla gara è stato il ristorante scelto da Alessandra. Era una cosa mostruosa. Qui la competizione femminile si è fatta subito sentire. Non mi convincono veramente tanto. Sta sperando a zero. E adesso è arrivato il momento della votazione. Ognuno potrà assegnare da 1 a 5 gettoni per ogni piatto. Alessandra non potrà votare. Votiamo il piatto scelto da Alessandra. Gli gnocchi Caroline. Manuela. A me non hanno convinto. 2. Chiara. Li ho trovati delicati. Tutto sommato soddisfatta. 3. A me non sono piaciuti. Potevi farci un condimento un po' più tradizionale. E ti do 1. 1. No, come on, i miei gnocchi, ragazzi, sono buoni in tutte le salse che le fai. Votiamo il secondo piatto, il piatto forte dello chef. Spaghetti con l'aragosta. Manuela. Agli spaghetti all'aragosta invece do 4 perché erano buonissimi. Chiara. Personalmente un po' troppo salati e un po' al dente. Quindi? 2. 2. Che c'è paura, metti, ti preoccupare. Secondo me Chiara ha un po' di timo d'incinzia. Devo dire che ti trovi molto meglio quando parli un pochino più d'Italia, quindi materie prime importanti. 4. Il terzo piatto, la mia voglia. I crostini neri toscani. Manuela. Ai fegatini toscani do 3 gettoni perché erano gustosi, ma non erano per me. Ottimo sapore bilanciato tra la cipolla e il fegato. Li ho particolarmente graditi? 5. Addirittura il massimo, 5. Do 5 a un piatto che mi ha ricordato casa, la mamma mia. Mancavano secondo me sia i capperi che la radice, vero? E quindi ti do 3. Abbiamo terminato la votazione, se avrai vinto mi rivedrai. Grazie ancora. Ciao Francesco, grazie ancora. Con quello che mi sono fatta nella vita mi ci vuole, no? Una bella vittoria così. Il primo ristorante, mamma mia, totalizza 27 punti. Cinzia è una donna coraggiosa che si è fatta da sola. Lei va dritta per la sua strada, nella vita e in cucina. Ma saprà dove sta andando? Attirate dalla fiorente pesca del tonno, nella prima metà del Novecento più di 6.000 famiglie di immigrati italiani si stabilirono a San Diego. Qui, attorno ad India Street, costruirono la loro piccola Italia. Si va a pesca, ci facciamo un picnic alla domenica, alla spiaggia. Si canta, si balla, si ride. E allora? O Sarracina, o Sarracina, bello guai.
Con il tempo la pesca fu abbandonata e sorsero attività commerciali e ristoranti. Ciao Italia! Ma tra tutti gli italiani che a San Diego hanno trovato la loro casa, ce n'è uno molto speciale, Nick Pecoraro. Prima non c'era niente e non si vedeva nessuno, ma anche i cani passavano. Io sono un esempio di American Dream. Nel 1967 sono venuto qua. I primi 10 anni facevo case e io facevo la manutenzione della vettura. E poi ho cominciato il mio business. Nick Pecoraro, Painting e Decorer Inc. Mi chiamano The Mayor, The Godfather. Saluto a tutte. E se avete soldi, mandatele qua, ok? Francesco, insieme ai suoi tre angeli di San Diego, è diretto verso il secondo ristorante, quello di Chiara. Chiara, raccontaci questo quartiere. Benvenuti alla Oia. Località turistica sul mare, molto chic. È chic la Oia, ragazzi. Non vedo niente di straordinario, c'è il traffico e ci sono tante macchine parcheggiate già. Cioè, non lo so. Ma dove ci ha portato lei? Vogliamo parlarne? Comunque, ragazze, vi devo chiedere un favore. Me la fate una camminata da Challes Angels? Pronti, via. Dove è il ventilatore? Kelly Garrett, sono io. Ecco, Francesco, siamo arrivati alla piazza. Piazza 1909, carino comunque sia, molto curato. Come vi sembra, ragazzi? La cosa che ha preso da subito la mia attenzione, piazza, poi mi giro di qua, 1909, cos'è? Cioè... Alessandra, dai, se devi criticare, fallo con cognizione di causa, di qualcosa di intelligente. Benvenuti Stefano e Roberta. Stefano e Roberta insieme sono una coppia incredibile, perfetta. Buon, ragazzi, che dite? Entriamo? Ci fate strada voi? Prego. Andiamo. Mentre Francesco si accomoda con Stefano e Roberta, i suoi tre angeli brindano a questa seconda tappa. Come vi sembra? Guardate un po' lì nel muro. Sì. Cos'è? Una scultura, un'immagine di Buddha. Alla faccia dell'Italia. C'entra poco e niente. Ma secondo me è da quell'area un po' zen. Ma io ti zendo di mazzate con questo Buddha, te lo tiro appresso. E se gli animi delle ragazze non si placano, quello di Francesco si lascia catturare da Stefano e Roberta. Di dove siete? Milano. Panettiere davanti a casa sua. Alla fine siamo qua. Ho impastato. Fatto un impasto speciale. Colpo di fulmine? E l'ho messo incinta subito. Così, perché usavo l'appartamento di fronte. No, hai capito? Si è trasferito subito da me. Poi è nato Alberto, il nostro primo figlio, che quando aveva 1 anno e mezzo ci siamo trasferiti qua per la grande avventura. Come sono stati gli inizi, ragazzi? È stata dura, nel senso che adesso come adesso c'è molta più conoscenza della cucina italiana. Quando siamo venuti qua noi 25 anni fa, no. Cosa ti manca dell'Italia? Mi manca la Milano, il fatto di poter passeggiare la sera, andarmi a mangiare una pizza e trovare la gente in strada. Le giornate fuori porta con gli amici. Ma quando parlate dell'Italia, ragazzi, però vi posso dire una cosa, qua vi brillano gli occhi. I vostri figli sono qua? Sì. Li sì, vogliamo chiamare? Come certo. No. Certo. Guarda che bei ragazzi. Beh, ragazzi, venite qua. Ciao Matteo. Come stai Matteo? Lui è quello più piccolino. Tu sei in Italia, ma voi in America? Sì. Giusto? Ok. Sì, sì. Vi sentire più italiani o americani? Di sicuro italiano. Italiano. Sì, italiano. Tra le sagre, stare con i cugini, andare a fare serate, mangiare bene, è tutto una cosa che mi sento che fa parte di me. Beh, vabbè, ma il sangue è italiano. Scusa, questa è una cosa molto bella. Andiamo, che inizia la sfida. Per favore. Prepara i fornelli che ci siamo. Dai, andiamo. Grazie. Grazie a voi. Grazie. Francesco torna finalmente dai suoi angeli. Eccoci qui, nella piazza. Ciao. Ragazzi. Questo spazio esterno è molto bello, ragazzi. Com'è? Ti piace? È carino. Non esageriamo. È carino. Infatti, va bene. Alessandra oggi è molto agguerrita, ma lei non dovrebbe parlare dopo la figuraccia del suo ristorante. Alessandra sembra pronta a dare battaglia. Grazie. E siamo solo all'arrivo dei menù.
Grazie. Un piatto che io adoro, c'è la porchetta alla romana, certo, con spaghettoni e polpette. Tu li mangi spaghetti con le polpette? No, cioè, ma è un sacrilegio. Ma chi ha mai visto spaghetti con le polpette? Solo gli americani. Andiamo. Ecco Roberta e Stefano che arriva ballando. Voilà! Qua siamo tutti ballerini, eh? Ragazzi, è il momento di prendere l'ordinazione. Inizierà Chiara con la scelta. Vi propongo i ravioli di magro. Un piatto classico. Che rischi corri con questo raviolo? È semplice. Voglio proprio farvi sentire a casa. Tu stai facendo la furbetta qui. Piatto forte dello chef. Vi faccio semplicemente un tagliolino con del tartufo bianco. Chef, la mia voglia. Sarde in saoro. Non ho le sarde. Qua vicino non ce l'hanno? Qua vicino non le possiamo comprare. C'è il mare vicino, ma non c'è. Il mare vicino, ma non ci stanno sarde qua. Sarde. Stefano mi delude un po'. No, quello non riesco a fartelo. Magari non sa farle le sarde. Vabbè, ci spostiamo in Abruzzo. Le pallotte, cacio e ova. Pallotte, cacio e ova. Usavano i contadini per sostituire la classica polpetta di carne, no, perché costava molto. Non è pane raffetto. Va bene. Okay. Andiamo a istruirci, pallotte, ok? Vamono. Grazie Roberta. Pallotte, cacio e ova. Così non me lo dimentico. Tanto hanno fatto le piramidi, pensa te se non facciamo sto piatto. Stefano sembra essere molto sicuro di sé e si mette subito al lavoro. Intanto Francesco pensa ancora alla voglia mancata. Sapete, la voglia è una cosa molto importante. Secondo me non ci abbiamo neanche provato, ragazzi. Stefano è tosto. Ha avuto il coraggio di rifiutare la voglia. La Cinzia sarebbe andata a pescare. Cioè, sarebbe stata disposta ad andare a prendere le sardine a mare. Cioè, dai. Stefano lavora sodo per preparare il primo piatto. Ma l'attesa si fa sentire. Ci sta mettendo un po' tanto. Che nell'attesa poi guardo tutti i difetti, tipo questa piantina qui, cioè non la sopporto, veramente. Mi sta dando veramente. Non sopporti la piantina? No, mi dà fastidio. Prendiamo la piantina! Roberta! Eccomi qua! Stiamo un po' aspettando per la prossima postata. Nel frattempo cioè, sto fissando questa piantina. Non ti piace? Non mi piace. Questa ti piace che è la mia creazione? La puoi anche togliere, sì. La puoi anche togliere. Sì, vai, perché comunque voglio vedere il mangiare. Il cliente ha sempre ragione. Brava! Grazie. Tra originali lamentele e lunghe attese, la scelta di Chiara finalmente è pronta per essere servita. Ecco i ravioli. Ok, tu servi le signore. Grazie, wow. Magro. Grazie. Quindi questo è un raviolo ripieno di spinaci. Ma quattro? Cioè, raga. Allora, ti spiego perché. Ti faccio un tasting, perché questo è un tasting, okay, di tre piatti. Ma a te piacciono i tasting? No. Non vengo a mangiare per gli assaggini, vengo qua per mangiare. Vuoi che te ne faccia degli altri adesso? Sì, sì. Ma te li faccio al volo. Grazie. Cioè, quella che sembra la più difficile da accontentare ha chiesto che ne vuole di più, quindi fagliene un montone. Così si niente. I'm ready, I'm ready. Alessandra, te li sei finiti tutti, eh? Certo, sono quattro. I ravioli sono molto buoni, semplici, però buoni. Ecco Stefano. Alessandra, sei una buona forchetta. Porco, mannaggia qua. Guarda qui. Uno, due, tre. Quattro ancora fanno otto. Alla fine devo dire che questi ravioli comunque erano pochi, ma buoni. Secondo me mancava solamente un po' di sale. Comunque, alla fine, è un giudizio positivo. Grazie mille, mi è piaciuto. Italia gol! 1-0 per Stefano, che gasato per il vantaggio procede spedito con il suo piatto forte. Un tagliolino vestito un po' diverso. Andiamo a prendere il bambino, il tartufo. Questo è l'attore principale. Con il cast al completo, il piatto forte di Stefano può finalmente andare in scena. Eccoci. Abbiamo la porzione, questa vale
Il formaggio te l'ho messo un pochino sopra. Non voglio coprire il contrasto del tartufo che prevale e voglio che il vino incroci un po' la salsa. Guarda che gli incroci sono pericolosi. Non freni, vai via dritto. Ok, grazie. Ciao, buon appetito. Oh, grazie chef. Dunque, Manuela. C'è troppa roba, questo miscuglio con il vino, questa salsina, mi ha completamente rovinato il tartufo. Alessandro. È una macedonia. No, questo piatto non lo finisco. Lo chef ha voluto creare un piatto artistico con questa riduzione di vino. Non ci vedo niente di sbagliato. Knock knock. Allora ragazzi, dunque, Manuela. C'è troppa roba, il tartufo non si sente. Reddi questo piatto deve essere il tartufo. Secondo me bisognava cercare di non coprirlo con la fonduta di formaggio e l'acidità del vino rosso. Adesso aspettiamo la nostra voglia. Pronti. Va bene? Ok. Pronti. Grazie. Ho cercato di dargli magari troppa classe, era meglio andare terra a terra. Anche a me ha sorpreso quando ho visto che ha messo un po' di ingredienti che... Ha sorpreso anche poi stasera ne discutiamo a casa, ecco, in camera, là. Quando poi è tranquillo. La vedo male, quando si chiudono le porte domestiche, poi arriva Roberta, boom. Con i tagliolini al tartufo rivisitati, Stefano ha fatto un bel tonfo. La voglia di Francesco sarà il piatto decisivo. Pallotte no, quindi usiamo Steve Jobs. Ed eccolo qui, pallotte, cacio e uova. Ehi, cacio is the word. Francesco panella polpetta, Francesco panella polpetta. Vai Stefano! Vinciamo i mondiali! E se in cucina ci si diverte, a tavola ci si annoia. Devo dire ragazzi che secondo me i tempi sono veramente un po' lunghi. Onde evitare attese troppo lunghe, intanto vi suono un po' di arpa. Chiara, brava! E brava la nostra Chiara, brava! Però comunque meno male che ci sono io, dai. Chiara fa un ottimo lavoro di squadra, dando così il tempo a Stefano di terminare le pallotte, cacio e ova. La voglia di Francesco. Somigliano alle nostre, dai. Stefano, raccontaci la ricetta. Ho tagliato del pane in cassetta, ci ho messo il pecorino, le uova, un po' di sale e pepe e le ho fritte. Grazie Stefano. Buonissime, non voglio sentire una lamentela. Non le ho mai provate, però a me questo piatto non dice niente. Alessandra? Non ne vado pazza, c'è pomodoro poi un po' amaro. Forse sei un po' tu amara oggi magari. No, per niente. Chiara, queste pallotte qua mi sono rimaste, vedi qua. Devo dire che ha seguito fedelmente la ricetta, gli farò i complimenti per questo piatto. Io sono soddisfatta, piatti eccezionali e insieme Roberta e Stefano sono pazzeschi. Abbiamo terminato i nostri piatti, iniziamo la votazione. Ognuno potrà assegnare da 1 a 5 gettoni per ogni piatto. Chiara non potrà votare. Iniziamo con il piatto scelto da Chiara. Ravioli di magro, burro e salvia. Alessandra. La prossima volta facciamo 16 in un piatto solo, va bene? Va bene, va bene. Io do 4, dai. Grazie. Manuela. Ai ravioli do 4 gettoni perché erano molto buoni. Grazie. E mi hanno riportato a casa a Parma. È un piatto che mi è piaciuto molto. 4 gettoni. Grazie. Grazie. Votiamo il tuo piatto forte. I tagliolini al tartufo. Alessandra. Era una macedonia, non mi è piaciuto per niente. Io do 1. Manuela. Mi hai ucciso il tartufo. 1. Se tornassi indietro, avresti fatto la stessa scelta? Beh, l'avrei proposto più semplice, senza troppe cosine sopra. Hai ammesso
un tuo errore, e questa secondo me è una dote molto importante. Ti do due, generoso. Grazie mille, Francesco. Ora la mia voglia. Pallotte, cacio e ova. Manuela. Sinceramente non mi è piaciuto, non mi ha detto niente. Due. Ok. Alessandra. Pomodoro era amaro. Mi dispiace, solo due. Non hai accontentato la prima voglia, ma la seconda è come, e quindi ti do un 4. Bravo chef. Thank you. Bene, abbiamo terminato la nostra votazione. Stefano, Roberta, se avrete vinto, mi rivedrete. Grazie. Grazie. Il secondo ristorante, Piazza 1909, totalizza 24 punti. Da Piazza 1909 ho conosciuto una vera famiglia italiana. Ed è talmente tanta la nostalgia di Stefano per l'Italia che ha voluto metterla tutta in un piatto. Ha fatto uno sbaglio, ma solo per amore. La classifica vede Mamma Mia in testa con 27 punti. A seguire Piazza 1909 con 24 punti. Seconda solo a Los Angeles, San Diego offre un'esperienza californiana a 360 gradi. San Diego è la città perfetta per rilassarsi, le spiagge, il mare. Tappa fissa la spiaggia dei surfisti, è pazzesca. La cosa più bella da vedere è Cave Beach, dove ci sono le foche. Guardatela! Puoi andare a fare il bagno con loro, incredibile. Sono così belle che tanto che si mettono in posa così. Se non è una creatura bellissima. Ma San Diego non è solo spiaggia e mare. Mi piace Gaslamp, è un quartiere storico, ci sono tanti pub, tante discoteche, è molto vivo. Ciao! Bellissimo Balboa Park, c'è stato il primo Expo di San Diego. È una location veramente bella con un sacco di musei. Io sono venuto a San Diego per vedere la portiera e per visitarmi tutto il porto. La parte che preferisco di San Diego è qui Old Town. Si respira un'atmosfera di confine. Sembra proprio di essere in Messico. Ciao Italia! E in fondo la spensieratezza è ciò che contraddistingue questo piccolo angolo di paradiso. La spiaggia, le persone, l'energia che si respira, è come vivere in vacanza, un sogno che è realtà. Francesco e le tre italiane che vivono a San Diego sono diretti verso il ristorante preferito di Manuela. E quindi Emanuela, dove siamo? Oggi siamo a Temecula. Temecula ha anche una piccola old town che è in stile vecchio West. Ed è molto conosciuta perché è la regione vinicola più grande della California del Sud. Parla di vigne, colline, giardini, coltivazione. Io vedo un centro commerciale abbastanza noioso. Alessandra, Chiara, che ne pensate? Ah, zero. Come punteggio già zero. Cioè, siamo in un parcheggio pieno di macchine. Anzi, c'è anche il parcheggio a pagamento. Oggi vedo, cara Alessandra, che ti sei svegliata di buon umore. Sì, col piede giusto. Infatti, guarda le scarpette. Ma sì, ma la critica del parcheggio è vecchia. Cioè, me l'aspettavo. Basta, chiuso e andiamo a mangiare. That's right! Eccoci qui. Benvenuti a Gourmet Italia. Come vi sembra? Passa un po' inosservato. Sì, sono d'accordo. L'insegna neanche si vede passando. Passando con la macchina io tirerei dritto. La scritta piccola però ci vuole, perché non vuoi questa cosa da baraccone nemmeno. Cioè non è un Luna Park, è un ristorante elegante. Buongiorno signori. Oddio, scusate la mia voce. Manu, ciao. Piacere di vederti. Alessandro sembra un personaggio pieno di energie. Buongiorno Alessandra. Ecco qua. Mica è sordo. Chiaro, percepisco un po' di tensione e nervosismo. Prego ragazze. Grazie. Entrate nel ristorante, le tre ragazze si godono subito un aperitivo. A Gourmet Italia. Va bene, va bene. Allora, cosa Deve ve ne sembra? È il fantasma dell'opera. Non sono assolutamente d'accordo. La candela, i vetri, i muri rossi. Allora, Chiara, zitta zitta tutto il tempo. Oggi
una serpe. Ma questi candelotti, queste cose? Allora, facciamo che lo togliamo. Allora, si chiama tovagliolo. Mentre al tavolo cominciano le prime frecciate, Francesco sta per conoscere la storia di Alessandro. Io sono siciliano di Piazza Armerina, sono stato credo uno dei, il pioniere siciliano dell'agriturismo nell'89. Tu o la tua famiglia? Io con papà. L'azienda andò male, per cui abbandonai il mangiare e venni ad Orange County con una valigia, $3,000. Iniziai a lavorare nei ristoranti, facevo il busboy, io non parlavo inglese. Non avevo soldi, tutto è stato molto difficile. Papà lavorava in Africa, quindi mi seguiva da lontano. Ho chiamato, lui stava in Angola. Ho detto, papà, io non ce la faccio più, venga ad aiutarti. Mi ha chiuso il telefono perché sapendo che i primi 6 mesi in un posto lontano è difficile. Qui ho capito il messaggio, ho tenuto duro. 3 anni e mezzo dopo ho iniziato il mio percorso. La prima cosa che notai, non riuscivo a dare erano i prodotti. Mi inventai di comprare subito il primo pezzo di terra e coltivare subito. Senti, quanto era importante conquistare la fiducia di tuo padre? Tanto perché non ero riuscito a dimostrare quello che valevo. Dedico sicuramente a papà questi miei 23 anni di grande successo. Oggi mi sento, devo dire, felice. C'è stato un risvolto. Hai sofferto tanto, ma ce l'hai fatta. Senti, io ho un sacco di aspettative, veramente. Io ti spiego, io faccio una cucina molto tradizionale, molto semplice, ma sai qual è la differenza? Che i prodotti sono i miei, perché io ti do il vino, il mio olio, i miei ortaggi. In Italia lo chiamano chilometro zero. Molto bene, molto bene. Voglio trovare la Sicilia in tavola. Ce l'avrai. Grazie. Grazie. Andiamo, Alessandro. Al ristorante Gourmet Italia tutto è pronto per l'inizio della sfida. Questa sfida è importante perché è il riscatto della mia vita. Tutto dovrà essere perfetto. A cominciare dai menù. Pollo parmigiana e c'è anche questa sauce. Con la marinara sauce. Si trova ovunque nel menù, immancabile. Eccola qua. Non è proprio italiana. Per un siciliano, ragazzi, fare la parmigiana col pollo mi sembra un po' una follia. Cioè, lui vuole accontentare gli americani, non gli italiani. Alessandro! Prego, prego, prego. Eccoci. Signore. La ordiniamo. La tua scelta è... Gli spaghetti alle vongole veraci. Benissimo. A me questo piatto piace tantissimo. Lo prendo anche spesso quando vengo qui a cena. È favoloso. Adesso, Alessandro, il tuo piatto forte. Il mio piatto forte sono gli involtiniti in acria, melanzana fritta, ripiena, degli spaghetti alla chitarra con una base di pomodoro nostro. La melanzana con gli spaghetti dentro, boh, mai mangiata. La mia voglia. Sei pronto? Prontissimo. Vorrei ordinare i carciofi alla giudia. D'accordo, andiamo. Grazie, Alessandro. Siamo pronti. Compà, vai a comprare 4 carciofi. Ok. Dai. Scusate. L'ho visto un po' nervoso, Alessandro. Sì, devo ammettere che oggi è un pochino nervoso. Secondo me Alessandro gli piace avere tutto sotto controllo. La sua forza è nell'ingrediente. Ma sì, ma queste non sono mai state in un ristorante elegante. 1, 2, 3, forno, prepariamo i piatti caldi. No. Non molta salsa, non molta. Deve essere poca, leggera. Possiamo parlarne tantissimo, ma finché non abbiamo qualcosa davanti. Infatti, quei 10 esatto. Minuti non è ancora arrivato nulla. Cioè, nemmeno un po' di pane, non lo so. Questo servizio lascia un po' a desiderare. Alessandro è pronto a dare tutto se stesso. Questo è un basilico della nostra bella Sicilia amata. E avrà bisogno di collaboratori altrettanto efficienti. Andiamo. Gira qua, Giuseppe. Alessandro ha scelto di cominciare il servizio con il suo piatto forte. Involtini trinacria. Alla vista mi sembrano un buon piatto, sono curiosa di provarle. La Sicilia all'interno del piatto. Alessandra, mi commetti il piatto? Pomodoro buonissimo, senza dubbio. Questo basilico, non so se aveva un po' di gusto di menta alla fine, non so, c'è questo gusto di menta. Poi c'è questo involtino con la pasta dentro, non mi è piaciuto. Non ti è piaciuto, ok, Chiara. La melanzana oleosa, fritta, unta.
non mi ha convinta, non mi è piaciuta. Un po' troppo pesante, secondo me. Ok. Infatti non gli è piaciuto per niente. Manuela? Questo è un buonissimo piatto per me. Il pomodoro è freschissimo, la melanzana è favolosa. Allora, Chiara e Alessandra non sanno mangiare, punto. Io ho capito perché ha messo questo basilico con questo gusto di menta. Alessandra sul bagno non capisce un cavolo, si sente la menta. Ma... perché dopo mangiato ti devi lavare i denti. Perché siccome pensavo eventualmente dopo ci facessimo una conversazione, ecco. Quindi io mi preparo. Quanta energia, un po' troppa. Comunque a me questo piatto mi è piaciuto. Grazie. Il giudizio positivo di Francesco fa tornare il sorriso ad Alessandro. 5 cacciocchi valevano bene. $30! E ora che anche la caccia ai carciofi ha avuto successo, ci si può concentrare sul secondo piatto. Le vongole sono belle. Poca pasta, non dare molta pasta. Basta così, va benissimo. È un assaggio. La scelta di Manuela, spaghetti alle vongole, è in tavola. Grazie. Buon appetito. Piccolissimo, sembra il piattino della tazza del tè. Magna, su. Cioè, più vongole quasi quasi che spaghetti. Guarda il mio, ho fatto solo due forchettate. Mi arriva questo piatto, cioè, per i bambini. Tu sai che c'ho appetito, eh? Ne vuoi altra? Sì, io ho ancora fame e ordino il bis. Ne vuole un'altra, Alessandra, ne vuole un'altra. Giù. Secondo me ti vuole conquistare. un'altra ne vuole. Vedo che non ci hanno portato il pane, che è una cosa secondo me molto importante. Cioè, Alessandro, vuoi fare tutto tu e poi vedi che succede? Manca il pane sul tavolo. Grazie. Ci scusiamo. Alla velocità della luce, dalla cucina, sta per uscire un piatto degno della fame di Alessandra. Oh, Madonna. Grazie. Madonna. Guarda che t'ha grazie, fatto. Adesso voglio proprio vedere se riesce a finire questo piattone di vongole, visto che ha fatto la spiritosa. Alessandro è pronto ad ascoltare i giudizi sul suo piatto. Chiara. Porzione piccola, piatto brutto. Dei bambini. Ce l'hai, c'è il piatto bello? Aspetta, hai mangiato il primo piatto di pasta. È un assaggio per vedere più il gusto. Beh, chef Alessandro è un po' permaloso. Allora, Alessandra. Mi dispiace nel ristorante dove chiedere lo stesso piatto. Sono una donna e ci faccio anche la figuraccia che tengo fame. È piacevole perché stai parlando sulla porzione e non sulla qualità. Quindi il piatto è vincente. Le vongole veraci sono molto buone. Secondo me la pasta era un po' slegata, un po' di nervosismo. Non ha permesso a questi due ingredienti di incontrarsi bene e di legarsi bene. Ha ragione. Grazie Alessandra. Grazie a voi. Il secondo piatto non ha convinto appieno il tavolo. Questo è il carciofo alla Giudea, vieni qua. Adesso Alessandro deve istruire la sua squadra per la realizzazione della voglia di Francesco. Lo tagli prima questi quattro. Con calma. Lo allarghi così. E pazienza. E lo apriamo. Intanto al tavolo tutte le attenzioni sono concentrate su Alessandra. E non solo perché è l'unica ad avere ancora un piatto davanti. Alessandra, tu sei proprio partenopea. Dico bene, vero o no? Ma papà, sono di là, mio padre, figlio di americano militare e una napoletana venace. È americano, ma tuo? Sì, è metà. È un po' triste questa storia, non vado nei particolari, perché comunque mio padre è stato lasciato in orfanotrofio per fino, penso, a 16-17 anni. Sai, quando i bambini nascono, anche quelli, diciamo, mix, all'inizio sono chiari, di carnagione. Quando è iniziato un po' a diventare un po' più scuretto, magari la gente parlava, non lo so, io non voglio giudicare mia nonna, però c'è comunque so di fatto che lei l'ha messo nell'orfanotrofio. Non gli ha mai detto il nome di suo padre, si è rifiutata, però la cosa bella è che comunque mio padre dopo 76 anni è venuto qui in America per la prima volta. Hai realizzato tu questo sogno? Sì, sì, è una soddisfazione comunque bella grande, sì. Quindi ho fatto la mia parte per realizzare il suo sogno. È bello che hai condiviso questa storia di famiglia con noi. Di sicuro lui è fiero di me. Mi avete fatto anche un po' emozionare a me. José, mettiti qua con le tue pennellettini così. In cucina, Alessandro sta affrontando il momento più delicato della cottura dei carciofi. Va bene,
Questo lo do a Francesco. Tieni, glielo dai tu. Questo lo dai a Manuela, che è il più bruttino. E questo lo diamo alle nostre competitors. La sfida può ricominciare. Eccoci! La voglia di Francesco, i carciofi alla giudia, è in tavola. Guardate questo movimento qua, quanto è bello. Questa è una delle caratteristiche principali. Si deve sfogliare, deve essere croccante. È un rito a Roma. Io i carciofi alla giudia li conosco, li ho mangiati e questi mi sembrano perfetti. Possiamo provare il carciofo alla giudia, prego. Chiara. Punto. So che i carciofi alla giudia sono fritti, ma questo è super stra frittissimo. Alessandra? Un po' troppo oliose, però mi piace il centro, è buono. Tutto il resto, no, non mi è piaciuto proprio. Manuela? Semplice, tradizionale. L'hai eseguito come dovrebbe essere eseguito. Bravi, grazie mille, grazie, grazie, abbiamo fatto bene. Abbiamo terminato di assaggiare tutti i piatti, ora possiamo votare. Un po' di strategia, forse? Credo che sia un po' pochino, ma va bene. Ha giocato sporco. Il miglior ristorante, Little Big Italy, è... Francesco Panella è nella soleggiata San Diego in cerca dell'autentica cucina italiana. Siamo arrivati alla piazza. Qui tre italiane doc lo hanno condotto nei loro ristoranti preferiti. Spaghettoni e polpette. Ora da Gourmet Italia, l'ultimo ristorante in gara, è il momento della votazione. Sei pronto? Prontissimo. Chi vincerà? Ognuno avrà a disposizione 5 gettoni per ogni piatto. Manuela non potrà votare. Votiamo il piatto forte di Alessandro. Gli involtini Trinacria. Chiara. Ho trovato la melanzana un po' troppo unta, fritta. 2. Alessandra. Pomodoro era molto buono, però questo involtino con gli spaghetti dentro non mi sono piaciuti. Io do 3. Alessandro. Che dici? Credo che sia un po' pochino, ma va bene. Ti faccio i complimenti per la materia prima. C'è la pomodoro che è veramente straordinario. 4. Grazie. Ora gli spaghetti alle vongole. Chiara. Agli spaghetti alle vongole, 2 gettoni, porzione da bambino. Continua il trend del 2 qua. Ho beccato 2-2. E mi ricordo a scuola. Ti ricordi? Alessandra. Alessandra gli piace mangiare, mi dispiace, io do 2. Tu hai ammesso, diciamo, che era un po' slegata. Quello è l'unico difetto che io ho trovato a questa pasta, perché le vongole erano buone. Ti do 3. Bene. Votiamo ora la mia voglia, i carciofi alla giudia. Chiara. Fritto, fritto, troppo fritto. Scusami, chef. 2 gettoni. Quindi 3-2 hai dato. Un po' di strategia, forse? Chiara ha giocato sporco. Diciamo che le ragazze non sono state clementi con me, dunque. Quindi è una ripicca, cioè non stai valutando il mio ristorante, la mia cucina. Cioè, aspetta, mi discosto da lei. Da lei. Sono stata un po' più critica del normale, ecco. Alessandra. Il centro è molto buono, però non ordinerei questo piatto. Cioè, non mi è piaciuto. Te do 2. La caratteristica principale, diciamo, è la frittura. Francesco è romano e quindi li conosce molto bene. E devo dire che ti è riuscito molto bene. Ti do 4. Grazie. Vi ricordo che manca ancora il voto d'italianità che darò tra poco. Alessandro, se avrai vinto, mi rivedrai. Grazie. Il ristorante Gourmet Italia totalizza 24 punti. Gourmet Italia è il regno di Alessandro. Tutto qui è frutto del suo lavoro e della sua passione. E se manca qualcosa è perché di Alessandro ce ne vorrebbe più di uno. Dopo l'assaggio di tutti i piatti, la classifica vede Mamma Mia in testa con 27 punti. A seguire Piazza 1909. Andiamo. E Gourmet Italia a pari merito con 24 punti. È giunto il momento del voto di italianità.
Francesco deve assegnare da 1 a 10 gettoni per ogni ristorante. Gourmet Italia, Mamma Mia, Piazza 1909. Il voto di italianità tiene conto dell'atmosfera e dell'autenticità del ristorante e può essere decisivo per la vittoria finale. Solo chi vedrà arrivare Francesco vincerà il titolo di Miglior Ristorante Little Big Italy di San Diego. Alessandra, Chiara, Manuela, avete iniziato questa sfida ad angeli, poi la competizione ha preso il sopravvento e avete affilato i coltelli. Ma ora è il momento della verità. Dopo i voti ai ristoranti, al primo posto ci sei tu, Alessandra, con Mamma Mia. Cinzia, siamo al primo posto, dai. Al secondo posto, Manuela, con Gourmet Italia. Ma anche tu, Chiara, con Piazza 1909. Siete seconde a pari merito. Nulla però è ancora deciso, perché il mio voto di italianità può cambiare le carte in tavola. Intanto voglio ringraziarvi per avermi fatto scoprire tre angoli d'Italia qui a San Diego. Alessandra, Cinzia di Mamma Mia è un grande esempio di donna e mamma italiana. Contando solo sulle sue forze è riuscita a creare un futuro per se stessa e per le sue figlie. Chiara, da Piazza 1909 ci si sente come in una vera piazza italiana. Si mangia, si suona, c'è vita. Roberta e Stefano sono orgogliosi di essere italiani. Si legge sui loro volti. Stefano e Roberta sono dei veri ristoratori italiani a San Diego. Manuela, da Gourmet Italia mi hai fatto conoscere il re di Temecula, Alessandro. Un uomo che punta sempre più in alto, rimanendo attaccato alla sua terra. La Sicilia all'interno del piatto. Ho dato i miei voti ed è il momento di scoprire chi ha vinto. Solo una di voi mi seguirà per annunciare la vittoria e vincerà un buono valido un anno per mangiare nel suo ristorante del cuore. Sono sicura che vinciamo. Ce la facciamo. Il miglior ristorante Little Big Italy di San Diego è... Ma secondo te arrivano o no? Sicuramente. No. Baby, it's not coming. Cos'è? Arriva. Complimenti ragazzi, complimenti Alessandro, Gourmet Italia è il miglior ristorante Little Big Italy di San Diego. Bravo Alessandro. Alessandro, sei un grande, ce l'abbiamo fatta. Sono molto felice, sono riuscito a far valere fuori la mia personalità e l'amore verso l'Italia che ho portato con tanti sacrifici qui. Manuela, questo è un buono valido un anno per mangiare nel tuo ristorante del cuore. Questo, bravissima. Gourmet Italia è il miglior ristorante Little Big Italy di San Diego e si aggiudica così la fornitura di pentole messe in palio da ballarini. Ha vinto Kelly Garrett. Kelly vince sempre. Sempre stata l'angelo migliore. E se un angelo riceve la gloria, gli altri cadono in battaglia. Alessandra, Cinzia per farsi strada nella vita si è costruita una corazza, ma questa sua durezza ha creato un po' di tensione a tavola. Chiara, Piazza 1909 è un buon ristorante, ma Roberta e Stefano hanno giocato un po' in difesa, quasi sul sicuro, e nonostante questo hanno commesso qualche errore. Per me è stato tutto ottimo. Bravi ragazzi! Grazie a ben 9 punti di italianità, Gourmet Italia si aggiudica la gara con 33 punti. Mamma Mia con 5 punti di italianità e Piazza 1909 con 8 punti di italianità seguono a pari merito a 32 punti. Alessandro si è fatto grande partendo dal bene più prezioso per un italiano, la terra. Non è stato facile, è caduto, si è rialzato, non si è mai arreso. Bravo Alessandro, anche questa sfida l'hai vinta. Grazie. Voi. Ciao Italia. Ciao Italia. I
love Italian food. Volare! Ciao Italia! Pasta with meatballs. Ciao Italia! Perfetto. Ciao Italia! Ciao Italia da San Diego!